La frazione di Comiana ha avuto uno sviluppo legato alla lavorazione della pietra serena che si ricava dalle cave della Gonfalina, già citate in documenti del 1124. Nel 1811 le cave attive erano 11, con 140 addetti. Comiana contava allora 1427 abitanti. 100 anni dopo, nel 1911, il numero delle cave era arrivato a 33. Poi il lento declino, dovuto alla scoperta di pietre più facilmente lavorabili e all'assorbimento degli artigiani nell'industria. Comiana fu anche terra d'Etruschi ed ancora oggi sono visitabili la tomba camera di Boschetti, vicina al cimitero del paese, e quella sita sulla strada di Montefortini. Tutto intorno al nucleo centrale del paese si incontrano importanti e godibili costruzioni appartenute alle famiglie nobili e notabili che abitarono la zona. Degno di nota il particolare oratorio del Lorentino, costruito nel 1702 nel rispetto delle misure della Santa Casa di Loreto. Al centro dell'abitato, la chiesa di San Michele, citata nei documenti antichi fin dall'XI secolo, reca in alto il nome Ugolino, di Jacopo Mazzinghi, ed una data, 1576, anno in cui la chiesa subì importanti modifiche. L'aspetto odierno si deve a una seconda profonda trasformazione tardo ottocentesca. Il campanile a torre, dalle forme classicheggianti, fu eretto nel 1812 e separa la pieve dalla compagnia del Santissimo Sacramento. Vi si conserva una ultima scena attribuibile a Cosimo Lotti,